Uè ragazzi, come va? Spero tutto bene. Io sono Kino e oggi siamo con il terzo episodio di Salva il Mondo che vorrei. L'avete richiesto in tantissimi, io vi voglio accontentare. Avevamo programmato di fare un episodio ogni 2 settimane, 1 o 2 settimane, e così stiamo facendo. Oggi siamo qui col terzo episodio finalmente. Se è la prima volta che stai guardando questa serie, sappi che Salva il Mondo che vorrei si basa su idee di altri utenti, idee anche personali, idee che mi postate voi, che mi fate vedere, qualsiasi idea che ci venga in mente, che venga in mente a qualsiasi persona di voi che io ritengo appropriata per questa serie, potrebbe finire sul canale. Quindi non trattenetevi se avete idee anche fuori dal comune, mandatemi un messaggio, scrivetemi qualcosa che probabilmente potreste anche comparire in questi video. Comunque, la prima idea che è stata proposta e secondo me non so come ho fatto a non pensarci io, non so come abbia fatto a non pensarci la Epic e non so perché ancora non l'abbiano fatto. Detto questo, vi avviso già che è un'idea molto particolare, si basa su un tipo di costruzione solo, che è questo qua, ve lo faccio vedere precisamente. E noi attraverso questa costruzione, come vedrete dallo screen sullo schermo, prego regia, grazie, sempre che glielo devo ricordare a questa regia, se no non mi mettono le immagini sullo schermo, dovete scusare, probabilmente devo licenziarla e cambiarla. Comunque, come avete visto dallo screen, che cos'è questa trappola? Una doccia fredda sarebbe, una doccia fredda per gli zombie. E il disegno è molto molto articolato, c'ha tipo appunto i barili dell'acqua al piede della costruzione, come potete vedere, ipoteticamente sarebbero qua i barili. E che dire, l'utente l'ha spiegata molto molto bene, addirittura ha messo anche i materiali che ipoteticamente potrebbero servire per craftarla. Se vedete, ha elencato 7 di minerale grezzo, 2 di quarzo e 2 di polvere minerale semplice, ovviamente quello poi va in base alla potenza della trappola. La trappola, così com'è, è stata pensata per far poco danno, rallentare i bersagli e danneggiarli molto molto poco. Se vedete ha una ricarica di 7 secondi e 35 di durevolezza, quindi non è come una trappola a gas che continua a andare ogni zombie che passa sotto, no, per capirci. E rallenta i bersagli, abbiamo detto, ma contro gli nemici di tipo acqua avrebbe una probabilità di spegnerli, di farli diventare fisici, diciamo. Questa idea è molto allettante, io la prenderei molto in considerazione. Ovviamente contro gli zombie di tipo fuoco farà anche un po' più male rispetto agli altri, viceversa contro quelli di natura magari no. Così abbiamo un modo di calibrare anche le solite cose. Però qual è la cosa che mi colpisce dell'utilità di questa trappola? Perché io guardando queste immagini e immaginandomi questa trappola in game, ok, davanti magari ci mettiamo la gas, ovviamente. E una volta che gli zombie passano sotto la gas, addirittura si prendono la doccia, che ovviamente non andrà a occupare un altro tetto, andrà a occupare questa struttura qua, che per ora è solo inutilizzabile. Cioè, se noi vogliamo utilizzare altre strutture, possiamo mettere tipo le luci a muro nei muri con la finestra, o le dinamo appunto sui muri abbastanza bassi. Ok, ora Mongra, spostati. Capite qual è il senso del post? E addirittura a me è venuta un'idea, perché non fare una trappola identica a questa sulla stessa struttura, ma che abbia come base una calamita un po' di come quelle che si vedono nei giochi, no? Vediamo se riesco a metterla io come immagine, come sticker. Una calamita che tira su le bombe dei bombaroli, solo quello. L'esclusività sta solo in quello, così quando ci sono le ondate di bombaroli, non tutte, ma qualcuna si aggancia sopra e anche se io ci sparo col lanciarazzi, una volta che è agganciata a questa trappola ipotetica non esplode. Per me andrebbe presa in considerazione. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Vabbè, prima guardate tutto il video, ci parleremo alla fine. La seconda idea di cui mi piacerebbe parlarvi è il sistema di scambi. Lo so, lo so, lo so, lo aspettavate tantissimi, non vedete l'ora, magari qualcuno no. Può essere che sia una grossa perdita, può essere che sia una grandissima cosa, sicuramente andrà a cambiare delle cose fondamentali nel gioco, però guardate l'esempio che ha riportato questo ragazzo. Un semplice schema diviso in due in cui io, per esempio, mi avvicino a questo giocatore, in questo caso, mi avvicino e premendo un'interazione riesco a trasferire il mio inventario col suo, cioè a visualizzare i materiali o le armi che voglio usare per lo scambio. E in questo caso vedere quelli che mi potrebbe dare il mio compagno oppure una persona pubblica. In questo caso si andrebbe a eliminare quelle che sono le truffe, quelle che sono tutto il mondo che gira intorno, insomma, a quelle cose lì. E
risolverebbe tante tantissime cose, secondo me. Fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate. Sì, qua lo screen ha fatto vedere uno scambio di dimensioni epocali, probabilmente nessuno accetterà mai. Io lo declinerei, ma passiamo avanti. Un'altra idea che merita la mia attenzione è questa qui. Noi durante le missioni non sappiamo mai, cioè prima della missione sappiamo se è tempesta mutante, se la tempesta cambia direzione, eccetera, eccetera. Molte volte noi creiamo passaggi, costruiamo, investiamo risorse, investiamo materiali, investiamo trappole, per poi magari dopo 2 minuti di missione la tempesta cambia direzione, quindi vanno, la maggior parte delle trappole vanno, tra virgolette, sprecate, cioè rimangono lì e magari non arrivano neanche più da quella direzione. Allora, perché non ricordarcelo con un riquadro, come vedete qua in alto a destra abbiamo l'icona del mini boss? Perché non ricordarcelo con un riquadro in alto insieme a questi qua che ci ricorda, guarda, questa missione è alla tempesta mutante, quindi sei tranquillo, magari è meglio che entri col ninja, magari è meglio che non metti trappole, che entri col ninja. Così evitiamo incomprensioni. Merita anche questa la mia attenzione. E infine, raga, voglio ricordare a tutti gli amanti di questa serie da come è partita, ovvero con l'episodio 1 di Salva l'Universo. L'idea si è estesa ancora, infatti, come vedrete sullo schermo, abbiamo uno screen di quello che è un ipotetico mondo alternativo. Vedete la mappa della Battle Royale in cui abbiamo le difese scudo agli angoli, recupera i dati tipo dove c'è la crocevia del Ciarpame, abbiamo una categoria 1 a Loot Lake. A Pinnacoli addirittura, non so, tipo una sfida boss, così come Corso Commercio e Parco Pacifico, Palmetto e Picco Polare. Insomma, un'idea alternativa non è male. Cioè, guardate lo screen, guardate, provate a immaginare voi nella vostra testa Salva l'Universo un po' come una cosa del genere, no? Cioè, non sarebbe male, secondo me. Perché ci tenevo a farvi vedere questo screen? Perché l'idea di base di questa serie è partito tutto da questa idea. Io mi sono focalizzato all'inizio su questa idea, poi gli episodi sono diventati quelli che vedete. Io spero che come al solito questa puntata vi sia piaciuta. Lasciatemi un commentino giusto per farmi sapere la vostra opinione. E mi raccomando, se avete idee del genere, non esitate a scrivermi perché potreste finire nel prossimo video. Detto questo, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella bella!